Lunedì 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, il santuario di Santa Maria delle Grazie ha ospitato il concerto Francesco, storia di un uomo, del maestro Tiziano Albanese, pianista, compositore e direttore d'orchestra. Alla base dell'opera, l'idea di raccontare in musica e parole la dimensione umana di San Francesco d'Assisi. Lontana dal voler essere un racconto dei miracoli, l'obiettivo è far emergere vicende della vita del santo francescano che sono comuni a tutti noi: la giovinezza, la malattia, il contrasto con il padre, il desiderio di un progetto di vita, fino al culmine rappresentato da uno dei testi più belli e importanti della letteratura italiana, il Cantico delle Creature. Laudato sì, il Signore, per Sor Acqua, la quale è molto umile, umile e preziosa e casta. Laudato sì, mi Signore, per Frate Fogu, per lo quale in allumi la notte, ed ello è bello, ed iocundo, ed robustoso, ed forte. Laudato sì, mi Signore, per nostra, sulla nostra madre terra, la quale ne sostenta, ed governa, ed produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengo infirmitate e tribolazione, beati quelli che sosterranno in pace, che da te altissimo siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, seconda non farà male. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e servitemi con grande umiltà. Un caro saluto a tutti gli amici di Padre Pio TV. Sono stato molto contento ed emozionato di aver realizzato la mia opera Francesco, storia di un uomo, nella splendida cornice di San Giovanni Rotondo. È stata per noi artisti una piccola rinascita, visti i blocchi imposti dal Covid. Anche un piccolo anniversario, perché esattamente 10 anni fa la realizzammo davanti la Porziuncola ad Assisi. Un grazie ai frati per il loro caloroso affetto, al mio cast, Andrea Ortis come voce recitante sul libretto di Michele D'Ambra, al soprano Antonella Pedilli e al maestro Gianluca Greco che ha diretto l'Orchestra Sinfonica Molisana. E ovviamente un grazie a tutti voi telespettatori che ci avete seguito in tanti e da tanto lontano. A presto!